Molto, molto bene, ragazzi. Eccovi qua, il ciclo che vi parla, Garden Warfare 2, fazione degli zombie. Allora, è arrivato il momento di mostrarvi il secondo nuovo personaggio che ho sbloccato nel portale finale. E ovviamente ve l'avevo già annunciato e mostrato nello scorso episodio, però appunto in questo episodio sarà dedicato interamente su di lui. E appunto sto parlando del personaggio Overcapra 3000 per la fazione degli zombie. Eccola qua. E prima di saltare nel multigiocatore, tengo a sottolineare alcune cose che nello scorso episodio mi sono totalmente scordato di fare. Prima di tutto, se andiamo nella personalizzazione del personaggio, notiamo che non ci dà disponibile né l'aspetto né i movimenti, quindi non possiamo né personalizzarlo con i costumi, il che sarebbe stato interessante e molto figo. Purtroppo non si può fare e neanche i movimenti, anche se i movimenti sia l'Overcapra che il tronco li ha, i movimenti di base. Se vi ricordate, nello scorso episodio vi ho fatto vedere alcuni movimenti del tronco. Detto questo, possiamo scegliere solo le migliorie che sblocchiamo appunto promuovendo il personaggio e le abilità che adesso vedremo a cosa servono. Allora, prima abilità, l'abilità prima, raggio potenziante più danni. Dice, grazie alla tecnologia del futuro che non riusciamo ancora a comprendere, questo raggio può aiutare un alleato a infliggere più danni. Allora, vi spiego come funziona. E appunto è un raggio, è come il raggio dello scienziato. Anche questo con questo raggio possiamo scegliere un nostro alleato a caso. Che cosa questo raggio dà al nostro alleato? Come dice qua, lo aiuta a fare più danni contro le piante. Sì, questa è la prima abilità. Passiamo alla prossima. Laser mega incredibile. Questo raggio di luce energetica mirato proveniente dal futuro è in grado di fulminare le piante alla velocità della luce. Tra i possibili effetti collaterali sono indicati i movimenti più lenti e una fantasticheria extra. Anche questa, la seconda abilità è simile a quella del tronco in fiamme, con un piccolo svantaggio che va contro il movimento del personaggio. Quindi se usiamo questa abilità, mentre la usiamo, il personaggio si muove molto lentamente. Terza abilità, turbo tubolare. Il ganzissimo overboard della Overcapra 3000 rilascia una scarica di particelle turbo che fanno correre gli alleati nei paraggi molto più in fretta quando la scarica è attivata. Quindi sì, avete capito bene, se usiamo questa abilità, se i nostri alleati ci stanno vicino o appunto rientrano nel raggio di questa abilità, i nostri alleati si muoveranno più velocemente. Vedendo queste tre abilità, posso considerare l'Overcapra come un personaggio difensivo, un personaggio che serve a dare una mano alla propria fazione, agli zombie, sia con la prima abilità, quello del raggio, sia con la terza, velocizzare l'avanzata della fazione. E detto questo, un'altra cosa che vi voglio far vedere è che, appunto, essendo questi due nuovi personaggi, veniamo in questa stanza dove ci sono mostrati i personaggi e le loro statistiche, notiamo che, appunto, c'è anche uno spazio, tutto nuovo dedicato all'Overcapra, 3000. Ovviamente è tutta sola. Qua prima non c'era, era occupato con altre cose. Quindi sì, possiamo vedere le statistiche, promozioni e tutto il resto. La stessa cosa, anche per il tronco in fiamme. Le imprese le abbiamo già scelte, quindi possiamo subito saltare nel multigiocatore e dare una mano alla fazione degli zombie. Perfetto, siamo nella mappa Zombopolis, stiamo difendendo, quindi direi che possiamo servirci delle sue abilità al massimo, visto che sono abilità difensive, come dicevo prima. E sì, l'ho già promosso una volta. Non potevo non vederlo in azione prima di registrare. Non ha una vita molto alta come il tronco in fiamme. E quindi dobbiamo usarlo con molta precauzione.
L'unica pecca è che questi colpi non sono infiniti. Li dobbiamo ricaricare di volta in volta. Ah, rosa. Prendetela. Caspita. Grazie. Grazie, scienziato. Abbiamo un raggio. Seconda abilità. Vedete, si muove anche più lentamente. Oh, cacchio. Ah. Chicco, chicco. Come siamo messi con le fazioni? Molto bene, molto bene. Abbiamo perso. Ah. Comunque. Ah, sì. Prima di scordarmelo. Ecco le due movimenti. Hai capito la nostra capra? Nostro animale che proviene dal futuro. Riesce a padroneggiare questo skateboard, anzi, hoverboard. Non sbagliamoci. Meglio di un professionista. Riesce anche a sparare mentre lo fa. Che volete di meglio da una capra? Ah. Devo ancora capire se l'abilità della rosa funzioni sulla capra. Ma non credo. Trasformare una capra in una capra. Una capra che sta sull'overboard in una capra che cammina. No, non a me, non a me. Grazie, grazie. Grazie, amici. Non lasciate morire la vostra capra. Povero animale. Che balzo. Livello 3. Non stare fermo, amico. E un po' di velocità. Ah, sì, è un problema perché ci notano. Vedono che siamo gli unici qua che utilizzano la capra, quindi siamo sempre per primi che... Insomma, veniamo spesso presi di mira. Sembra un personaggio nuovo. Va a nostro danno. Rianimalo. Cacchio. Aiuto, aiuto. Scienziato, dove sei? Ah, t'ho chiamato e hai fatto una brutta fine. Ah. Andiamo, ragazzi, dai. Siamo pure di più nella fazione. Zombolino, sono alto quanto te. Sto anche sorvolando la terra. Detto così sembra una cosa diversa da quello che sto facendo. Cosa fa questa sparasemi qua? Ehi. Andiamo, ragazzi, andiamo. Ah, dovevo prendere di mira la sparasemi. Si era messa in posizione micidiale. Tutti qua, sono l'unico in mezzo. Ma che succede? Ma cosa fate? Allora, ragazzi, ma cosa state combinando? Ah, dobbiamo difendere questa tomba. Santa capra. Allora, vi svegliate. Mamma mia, questa gente. Su. Non giochiamo. Prepariamoci per bene qua. Non credo balli questa capra se stiamo... Vediamo. Ah, sì. Li fai i movimenti. Anche i stivali. Eh.
Professionista di primo calibro. Sì. Lode a me. Over Capra 3000. La nuova superstar. Dove guardi, amico? In alto c'è il chicco. Devo ricordare di usare più spesso la prima abilità, così diamo una mano alla fazione. Sì, dicevo che avevamo una vita molto critica, cagionevole. Dobbiamo stare un po' più al riparo, su, meno sotto i riflettori, anche se siamo delle star. Ok. Dai, non a me, chi è? Su, fate i bravi. Lasciate stare la capra. Tutto bene, livello 4. Chicco, chicco. Chicco in vista. Il tuo raggio. Balla, balla adesso. Guarda dove vai, Cedro. Ah, è troppo veloce. Bravo, bravo, così si fa. No, 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 no. Buono, buono. Ah. Dai ragazzi, difendiamo. Molto bene. Sono sempre da solo qua, ma non capisco. Cosa stiamo combinando? Ah, vediamo, vediamo. Certo, questo raggio non è che faccia tutti questi danni. Sto notando che ci mette più o meno 3 anni per far fuori un nemico. Che fanno questi qua? Girasole si è messo ancora in posizione. Dov'è? Chi è? Ah, il cedro. Bene. Ah, ingegnere, prendilo, prendilo. Non lasciarlo. Ah, pensavo di prendere il cedro alle spalle, invece c'era questo chicco. Ah, in mezzo. Che posso fare? Come osi, girasole. Qua, qua, stanno a sinistra, datemi una mano. Andiamo ragazzi, su. Cosa fa questo qua? Momento sbagliato per usare questa abilità. Dai, Super Zone, prendilo. Guarda dove è salito, guardalo. Perfetto. Dai, Rosa.
Scienziato, prendila. Ok. Troppi chicchi grigliati. Nico, guarda chi ti spara alle spalle. Ah, almeno uno l'abbiamo fatto fuori. Vai, scienziato. Bravo, bravo, così si fa. Così ti voglio. Vieni qua. Cosa fa questo? Ok. A sinistra, a sinistra. Ce la faccio, non ce la faccio. Ah, che partita, ragazzi, che partita. Guarda questo, 56 uccisioni, ma com'è possibile? Sette, 35, noi invece schiappe. No, almeno questo pezzo finale difendiamolo. Che ha fatto quello? Si è suicidato. Certo, gente. Bene. Chicco, Chicco, dove guardi? Sta sopra! Bene. Bravo, ragazzi, ma nessuno lo vede questo chi? Come fa? Siamo alle strette qua, alle strette. Caspita! Un minuto. Assalto continuo. Sparisci! Prendete questo dannato chicco. Tre secondi.
10 secondi, 9. Ce l'hanno fatta, non ci credo. 8 secondi. Non capisco niente qua. Ma chi è? Abbiamo vinto. Grande, 5 secondi. Ah, meno male, meno male. Meno male. Almeno questa ce la prendiamo. Oh, che assalto, ragazzi, che assalto. Queste partite. Comunque, non abbiamo mai incontrato quel tizio dall'altra fazione prima. Chissà come ci sia riuscito a tirar fuori tutte quelle eliminazioni. Ma già, Kiko il grigliato. Sembra ovvio. Comunque, abbiamo monete per acquistare un altro di te. Niente di interessante, solo varianti. E torniamo al cortile. Ok ragazzi, siamo di nuovo qua. E sì, abbiamo fatto solo una partita nel multigiocatore. E è durata abbastanza, quindi direi che la tengo per il video. E credo basti. Ovviamente mi dispiace perché questa partita è risultata un po' caotica, quindi mi sono concentrato più su, appunto, sulla partita di per sé, cercare di vincerla piuttosto che mostrarvi, insomma, a 360 gradi questo personaggio. Insomma, eravamo sempre in mezzo al casino. Sì, spawn qua, spawn là, uccisioni, eliminazioni, ma non si capiva niente, era un casino. Sempre difficile mostrarvi un personaggio quando entriamo dentro. Siamo dentro queste partite piene d'azione. Spero che abbiate apprezzato comunque questa partita e il nuovo personaggio. Avete visto anche le abilità, tutte e tre più o meno, qua e là. Come già dicevo nello scorso episodio, non vi preoccupate perché sono due nuovi personaggi e appunto in futuro, non appena avrò l'occasione, continuerò ad usarli e a promuoverli. Non li lasceremo indietro. E a parte questo, ovviamente dopo questa carrellata di aggiornamenti e di cose nuove, torneremo ormai lo dico da un sacco di tempo, torneremo ai soliti personaggi, all'ordine già stabilito che vi devo continuare a mostrare. E sì, insieme a questo anche gli eventi che verranno. Se sono nuovi eventi, farò nuovi video sugli eventi. Se sono eventi già mostrati ma che ritornano nel portale misterioso, non credo, darò priorità ad altre cose. Questo è tutto, io vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito. Grazie per il vostro supporto e per la vostra presenza. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Qui è tutto, un saluto, bella.